Ecco, allora siamo qui per presentare il dialogo filosofico che terrà Tommaso Arienna, docente di estetica presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce, e è uno degli esponenti della pop filosofia che attraversa la cultura di massa. Il 9 maggio prossimo, sappiamo di questo evento, ce ne vuoi parlare tu? Uscirà questo tuo libro, sì, appunto Il mondo dopo la fine del mondo, Facebook, l'arte contemporanea, la filosofia. E quindi anche stasera Tommaso attraverserà un po' la tematica anche del suo libro, con questo dialogo filosofico, appunto. Svelarsi Facebook rivelazioni filosofiche. Quindi così che ben si innesta sul tema del nostro festival. Va bene, lascio la parola al nostro carissimo Tommaso e buon dialogo a tutti. Adesso lui sarà con voi. Grazie. Grazie, grazie Lina, grazie a tutti voi. Dunque, Pina ha anticipato l'argomento. Oggi parleremo di Facebook, della filosofia di Facebook. Ok? Vi può sembrare strano, ma come ha detto la nostra presentatrice, io sono uno degli esponenti della pop filosofia. In che cosa consiste la pop filosofia? Consiste nell'attraversamento della cultura di massa. È una filosofia che si occupa, attenzione, di oggetti che non vengono ritenuti di solito oggetti filosofici. Facebook, per esempio. Siete arrivati col vostro programma di filosofia a Facebook? No. Perché voi studiate la filosofia. Nel senso che sembra, a molti sembra, che la filosofia si debba occupare di se stessa. E non di altro. Invece penso che la filosofia si debba occupare di ciò che diamo per scontato. Per esempio, il termine filosofia, amore della sapienza, poi lo vedremo, entreremo nel dettaglio di questo termine fondamentale, di questo amore fondamentale. Significa proprio questo. Attenzione, investigazione di ciò che diamo per scontato. Tutti usano Facebook, ma finora non c'è stata una riflessione profonda, filosofica su Facebook. Attenzione, questo non significa fare filosofia alla moda, significa fare filosofia esattamente nello spirito di Parmenide. Parmenide e Facebook. Quali relazioni ci sono? Innanzitutto, così rispettiamo il problema fondamentale di Parmenide, che è il problema dell'identità. E soprattutto siamo fedeli a una certa figura di Parmenide, quale appare per esempio in un dialogo di Platone, in un famosissimo dialogo di Platone, appunto intitolato Parmenide. Il giovane Socrate si rivolge a Parmenide e gli dice: "Ma io non penso che esistano idee di ogni cosa. L'idea del capello, l'idea del fango, non esistono. Non c'è una riflessione filosofica sul fango, per esempio. Che ne pensi, Parmenide?" Parmenide, che ha a che fare con Socrate, giovane, appena avviato la filosofia, gli risponde: "Esiste una filosofia, esiste un'idea di qualsiasi cosa, ma tu sei ancora giovane, Socrate. Poi ci arriverai. Che nessuna cosa si sottrae al pensiero, tutto può essere pensato, tutto merita l'attenzione del pensiero, ogni cosa che è merita l'attenzione del pensiero." Quindi parlare di Facebook non significa tradire la filosofia, ma fare una filosofia matura, cioè fare una filosofia non da bambini, che si ferma di fronte ai problemi della cultura di massa, problemi che sembrano di poco conto.
Invece, attenzione, proprio con Facebook oggi è in gioco la nostra identità, in un modo inedito. È in gioco qualcosa che ha a che fare con il nostro svelamento. Il tema di questo festival è proprio questo, svelamento. Ora, Facebook che cosa ci propone? Che cosa mette in gioco? Mette in gioco proprio il modo in cui noi ci mostriamo agli altri. Prima di Facebook la nostra identità non era così diffusa. Prima di Facebook noi non avevamo a che fare con ciò che a me piace chiamare identificazione di massa. Prima era lo Stato a identificare la persona.